Il direttore della Casa del Cuisine Donne di Venezia, dottoressa Maria Grazia Bregoli, rivolge ai presenti un indirizzo di saluto. Buongiorno, è con onore e con piacere che rivolgo al sottosegretario di Stato, onorevole Stellari, il mio saluto di benvenuto al signor capo del DAP, presidente Russo, e al signor provveditore. Grazie per la loro presenza qui oggi. Se situazioni di difficoltà possono far nascere delle opportunità, ritengo che il lavoro in carcere sia proprio l'occasione per trasformare un momento di disagio esistenziale in un momento di opportunità e di riscatto, un momento che permette di collegare il mondo della detenzione con il ritorno nella società. E pertanto grazie per questa occasione straordinaria che state portando a tutti gli operatori penitenziari. Per noi il carcere è fondamentale, del resto la nostra Repubblica è una Repubblica fondata sul lavoro e il lavoro è un diritto per tutti, dovunque si trovino. Il prossimo corso che proporremo sarà un corso di informatica, visto come abbiamo iniziato, ci scusiamo molto, io spero che il fascino di questa stupenda chiesa ci possa scusare per questo inizio un po' faticoso, ma del resto il carcere è anche questo, anche noi operatori penitenziari abbiamo bisogno di formazione. Grazie molte e buona giornata a tutti. Il mio saluto di benvenuto è rivolto naturalmente anche a tutte le autorità presenti, civili e militari. E a questi miei saluti si unisce il signor comandante di reparto e tutto il personale di Polizia Penitenziaria. Auguriamo una buona giornata. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Trimeneto rivolge ai presenti un indirizzo di saluto. Grazie. Intanto voglio salutare tutte le autorità qua presenti e ovviamente il senatore Ostellari, sottosegretario alla giustizia, il nostro presidente, e dire che in questo momento sto indossando indegnamente, perché di solito questi vestiti vengono indossati, per esempio, dalla madrina del Festival del Cinema, una giacca, forse non si dice giacca, correggetemi se sbaglio, di broccato veneziano che è stata confezionata qua dalle detenute, e mi sento molto onorata e molto emozionata. Rivolgo a tutte le autorità un saluto di benvenuto, in particolar modo, come ho detto, al sottosegretario di Stato Andrea Ostellari, al capo del Dipartimento, presidente Giovanni Russo. L'idea di organizzare questo incontro la dobbiamo al capo del Dipartimento. Lui ha sostenuto e autorizzato il progetto Carcere Lavoro, ideato e realizzato da RAI, TG Veneto, in collaborazione col Provveditorato del Triveneto, progetto che racconta attraverso le immagini alcune delle attività lavorative che si svolgono nel carcere del Veneto. Il progetto è nato con lo scopo di sensibilizzare il territorio sull'importante tema del lavoro penitenziario. Le immagini che vedrete sono più esplicite delle parole che vi posso dire. Il lavoro, lo sentirete dalla voce dei protagonisti, è per le persone detenute un'opportunità di riabilitazione e di riscatto. È un ponte verso l'esterno, è un'occasione di mettersi in gioco per conoscere le proprie abilità, per sentirsi utile. Il lavoro in carcere è però anche un'importante opportunità per le imprese e per le cooperative. Questi filmati possono essere la testimonianza per il mondo datoriale di considerare la realtà penitenziaria come una reale risorsa del territorio. I filmati riguardano alcune delle realtà lavorative che si svolgono negli istituti di Belluno, Venezia, Verona e Vicenza, ma ogni istituto del Veneto ha le sue importanti e consolidate lavorazioni gestite da cooperative e da imprese. Tutti gli istituti del Veneto sono realtà produttive, esattamente come lo è il territorio dove si trovano. In sala sono per esempio presenti quasi tutti i rappresentanti delle cooperative che operano nelle carceri del Veneto. Non avrei il tempo di menzionarle tutte, perché sono davvero tante e molti sono i lavoratori detenuti che hanno imparato una professione o l'hanno consolidata grazie a queste virtuose iniziative. Le attività toccano innumerevoli settori, dalla produzione dolciaria a quella dei cosmetici, dagli oggetti di arredamento, decorazione, dalle confezioni di abbigliamento, dall'assemblaggio di componenti e poi ancora lavanderia industriale, le lavorazioni di accessori per importanti case di moda. Il
Il materiale video raccolto durante le visite negli istituti penitenziari e le interviste agli operatori e alle persone detenute sono poi confluiti in un podcast del TG Veneto dal titolo Liberi di lavorare, a cura di Federica Riva e Paolo Colombatti, con la collaborazione tecnica di Andrea Di Prizio, disponibile gratuitamente su una piattaforma Rai Sound. Il reportage che si presenta oggi vuole essere un messaggio per far conoscere le potenzialità del lavoro alla comunità esterna, nella speranza che il carcere venga visto come un possibile valore aggiunto per il territorio. Le attività lavorative all'interno dell'istituto penitenziario, adeguatamente accompagnate da iniziative di formazione, costituiscono infatti uno dei cardini intorno a cui costituire validi programmi di reinserimento sociale. L'amministrazione penitenziaria è dunque attivamente impegnata sul fronte della promozione delle attività in collaborazione con partner pubblici e privati. Le ricerche scientifiche dimostrano senza ombra di dubbio come la possibilità di mantenere un lavoro stabile per un periodo che segue l'espiazione della pena sia uno dei presupposti fondanti per evitare di tornare a reinserirsi nel circuito delinquenziale. Nel 2000, per sostenere e incentivare il lavoro in carcere, è intervenuta la legge Smuraglia, che prevede misure con cui si intende favorire l'attività lavorativa dei detenuti, con le possibilità di applicare sgravi fiscali e contributivi per soggetti pubblici e privati che assumono lavoratori in esecuzione pena. Oltre alle agevolazioni citate, sussiste la possibilità per le imprese pubbliche e private e per le cooperative di stipulare con le convenzioni degli istituti contratti di comodato d'uso gratuito per adibire locali a lavorazioni penitenziarie. Sono tutti elementi che concorrono nel rendere interessante, se vogliamo, appetibile il lavoro penitenziario, richiamando da una parte la responsabilità sociale d'impresa e dall'altra il ritorno in termini di produttività dell'azienda. Rimbocchiamoci le maniche, grazie per l'attenzione. Il giornalista del TG3, dottor Paolo Colombatti, presenterà il podcast Liberi di lavorare. Moltissimo è già stato detto dagli interventi precedenti, hanno raccontato molto il nostro lavoro. Quello che volevo un po' raccontarvi adesso è cosa ci ha spinto a fare questo podcast, che è la cosa che presentiamo in particolare oggi, ma anche tutto il lavoro che è stato fatto per il nostro telegiornale, per le nostre rubriche giornaliere, attraverso i servizi televisivi che avete visto e di cui il podcast è in qualche modo il figlio. L'idea nostra era quella di raccontare questo mondo di invisibili, perché il mondo che sta dietro al carcere, per chi sta fuori, spesso è un mondo di invisibili. La gente fuori tende a rimuovere completamente il mondo del carcere, pensando a un qualcosa in cui ci stanno delle persone che, se stanno là, ci sarà un motivo e che è meglio che stiano chiuse là dentro. Ecco, questo che volevamo invece noi rompere, questo muro in qualche modo, in cui raccontavamo delle esperienze che collegavano invece il carcere alla società esterna e in particolare al mondo imprenditoriale. C'è la necessità, secondo noi, di portare questo mondo, perché la percezione è completamente sbagliata. Anche noi stessi, quando siamo entrati nel carcere, ci siamo stupiti di trovare un ambiente veramente aperto, dove ci sono dei lavoranti e ci sono degli imprenditori che offrono questo lavoro e che collaborano in maniera positiva e producono delle cose che poi vengono vendute all'esterno e vengono date delle possibilità per questi detenuti, come abbiamo sentito in molte interviste e in altre ne sentiremo, veramente di avere anche, oltre alla dignità del lavoro, anche una possibilità di guadagno sia per se stessi che per la propria famiglia. Allora, crediamo che ci sia bisogno di raccontare questo mondo del carcere, crediamo che ci sia la necessità di far conoscere anche alle imprese un mondo che offre manodopera motivata, ma anche sgravi fiscali e contributivi, come abbiamo detto, e che riesce a davvero migliorare la vita delle persone che stanno qui dentro. Io so che poi ci saranno anche delle testimonianze di alcuni
di alcuni lavoranti qui. Sono veramente curioso di sentirle, perché quelle che abbiamo già sentito durante le registrazioni e le interviste ci hanno davvero molto, molto colpiti, a me e alla collega Federica Riva che è qui con me. Il podcast, che è quello che presentiamo oggi, è uno strumento che crediamo sia efficace, forse non tanto quanto la televisione, ma forse sotto altri aspetti di più. Perché? Perché la televisione è uno strumento che arriva sicuramente a tutti, ma una volta che il servizio è passato difficilmente si riesce a riguardarlo. Il podcast è un modo anche per ascoltare, riascoltare, magari stando in macchina o stando a casa proprio nei tempi che ognuno ritiene necessari, e quindi è un modo per raggiungere forse un mondo diverso ancora, insomma. Quindi abbiamo voluto anche poi trasformare tutti questi servizi che abbiamo fatto in un podcast. Quello che abbiamo trovato all'interno dei carceri ci ha colpito anche perché per esempio ci sono dei carceri come il carcere di Belluno, che forse può essere considerato un carcere magari un po' più periferico, in cui ci sono delle esperienze davvero, davvero importanti. Assindustria Belluno ha sottoscritto un accordo con il carcere per il lavoro. Come ci è stato detto e che ascolterete nel podcast, non basta il lavoro, serve anche una crescita culturale, fare i conti con il male fatto, e per questo ci sono anche le voci nel podcast di chi offre aiuti, come l'Università di Padova, per esempio, che fa dei corsi all'interno del carcere, o le tante associazioni che aiutano a elaborare il vissuto di questi uomini e di queste donne. Quindi un carcere aperto alla società e viceversa, questo è quello che volevamo raccontare, e speriamo di averlo fatto in maniera efficace, sia attraverso le immagini e le testimonianze che avete ascoltato, sia attraverso anche questo podcast. Vorrei che anche la collega Federica Riva, che con me ha fatto, e quando ci siamo confrontati durante la registrazione dei filmati, ci siamo guardati e ci siamo detti: ma perché non trasformare in un podcast? Ecco, vorrei sentire anche le sue parole. Mi associo e sottoscrivo tutto quello che ha detto Paolo. Voglio solo puntualizzare perché lo abbiamo chiamato così: Liberi di lavorare, il podcast che trovate su Rai Play Sound, perché molte persone detenute ci hanno detto che, pur in una situazione di reclusione, il lavoro faceva sperimentare una condizione di normalità e di libertà. Questo è quello che abbiamo voluto sottolineare, perché crediamo nei ponti, anche noi ne abbiamo voluto costruire uno fra il dentro e il fuori. Vi invitiamo ad ascoltare il podcast, anche a farci sapere quello che ne pensate, là dove possiamo migliorare, perché anche noi, da un punto di vista del nostro ruolo di mediatori della comunicazione, siamo pronti a rimboccarci le maniche e accogliamo volentieri l'invito del provveditore. Invitiamo qui sul podio per un saluto il capo redattore del TG3, dottoressa Elisa Billato. Sono particolarmente felice di questa iniziativa per due motivi, in particolare per il ruolo di servizio pubblico che ha la RAI e di appunto contatto con il territorio. E questa iniziativa è stata in particolare molto speciale per il veicolo che noi abbiamo di entrare anche in queste realtà, come giustamente hanno sottolineato i miei colleghi, spesso molto sconosciute a noi ma anche ai cittadini veneti. E il secondo motivo, molto più tecnico ed editoriale, perché come sapete anche la RAI negli ultimi anni sta dando una grossa spinta verso la trasformazione digitale della comunicazione. Da almeno 4-5 anni le direzioni RAI e le dirigenze RAI hanno molto spinto sulla trasformazione dell'azienda verso una realtà che noi definiamo media company, che è in qualche modo sotto gli occhi di tutti. Il prodotto che oggi presentiamo, il podcast appunto, è un po' una punta di diamante dei nuovi prodotti editoriali della RAI,
che vanno proprio in questa direzione, e in particolare per la TGR Veneto, in questo caso mi piace definire i colleghi come dei veri pionieri anche per i contenuti di questo podcast, quindi invito tutti ad ascoltarlo. Ascolteremo ora le testimonianze dell'imprenditore dottor Andrea Marcolin, dell'assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria Roberta Calosci, dell'assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria Sofia Sabadin e di due detenute della Casa di Reclusione Donne di Venezia, Fanta e Anna Maria. A seguire ascolteremo una particolare testimonianza di un detenuto che ha già espiato la pena. Infine ascolteremo la testimonianza del vice direttore Associazione Veneziani Albergatori Venezia, dottor Daniele Minotto. Grazie, grazie mille dell'invito, è un piacere essere qui, buongiorno a tutti. Allora, mi presento brevemente e poi racconto quella che è l'iniziativa che stiamo per intraprendere all'interno del carcere di Vicenza. Io sono Andrea Marcolin, sono contitolare, nonché insomma socio della gastronomia Marcolin assieme a mio fratello Stefano. Come è facile intuire, un'azienda a conduzione familiare nata nell'85 dalla volontà di mio padre di rilevare un piccolo negozio di alimentari che abbiamo tuttora nel pieno centro storico di Padova, sotto il Salone, nato come appunto negozio di vendita al dettaglio, con la vendita soltanto insomma di salumi, formaggi ovviamente di qualità e selezionati, e sin da subito il baccalà, che rappresenta un po' la nostra specialità, quello per cui siamo più conosciuti. Nel corso del tempo insomma l'iniziativa è stata seguita prima da mia sorella Chiara per molti anni, e poi una decina di anni fa mio fratello Stefano ha avuto l'intuizione, anche seguendo un po' quelli che sono i trend di mercato, di aprire un primo centro cottura che era situato nel ghetto di Padova, poco vicino al negozio, e lì abbiamo deciso di produrci tutta quanta internamente la gastronomia. Quindi a quella selezione di salumi e formaggi si sono aggiunti 40 piatti di gastronomia che produciamo giornalmente, prima nel ghetto di Padova, poi con l'arrivo anche mio in azienda, che è coinciso insomma anche con il venir meno di mio padre, e abbiamo deciso di aprire un nuovo centro cottura. Lo abbiamo aperto 7 anni fa a Selvazzano dentro, quindi siamo passati a una dimensione decisamente più strutturata, siamo passati da un 300 metri quadri di cucinino nel ghetto su più piani a un centro cottura di 800 metri quadri. Mi collego a questo arrivando al progetto che stiamo cercando proprio di far partire a brevissimo all'interno del carcere. Ora anche questo nuovo centro cottura per noi era diventato piccolo e cercavamo delle soluzioni per poter produrre di più, soddisfare insomma le richieste del mercato, perché insomma i nostri piatti non vengono più prodotti soltanto per il nostro negozio, ma vengono ora commercializzati un po' in tutto il territorio nazionale. Abbiamo quindi deciso, insomma, sposato questa iniziativa, sicuramente dove la componente imprenditoriale è forte, ma anche la componente etica sociale, insomma, un po' forse preso sopravvento, decidendo di aprire un ulteriore centro cottura che sarà d'appoggio, come abbiamo visto poco fa per la falegnameria, molto similare come situazione, all'interno del carcere di Vicenza, prendendo in gestione dei locali che erano abbandonati, già in parte allestiti ad uso cucina. Noi li ottimizzeremo. Il progetto è ambizioso anche perché all'interno di questo stabilimento otterremo un'autorizzazione, diciamo, importante a livello di igiene e sicurezza degli alimenti in questo caso, sicurezza alimentare, e andremo a ottenere un bollino CE che permetterà anche ai piatti prodotti principalmente da soggetti detenuti di essere commercializzati, come facciamo ora, in tutta Italia e, perché no, speriamo anche all'estero. Abbiamo già ottenuto insomma dei primi pareri favorevoli da parte dell'ASL al progetto e siamo proprio in corso di avvio, speriamo proprio in questi giorni, con il perfezionamento, l'allestimento dei locali. Il progetto prevede l'assunzione iniziale di 4, però poi a regime sono stimati 8 detenuti. Si farà una prima parte sicuramente di formazione come tirocinio e poi una regolare assunzione con il contratto, in questo caso il nostro contratto collettivo nazionale, quello del commercio. E, ecco, ci siamo comunque resi conto, arrivando da una realtà insomma imprenditoriale di azienda a conduzione familiare, piccola anche, con il mondo delle istituzioni, ecco, se da una parte la nostra forza era sicuramente quella dell'elasticità, magari della prontezza, della disponibilità,
All'inizio non nego che ci siamo un po' scontrati con, dall'altra parte, il mondo delle carceri, che fa invece, giustamente, se vogliamo anche aggiungere, della rigidità e delle regole la sua prerogativa. E, ecco, senza raccontare aneddoti che magari ora potrebbero risultare simpatici, però all'inizio ci hanno creato un po' di tensione, ora credo che dovremmo essere finalmente pronti ad iniziare, a partire, perché è un progetto su cui noi teniamo veramente tanto, cioè ci crediamo, e abbiamo visto, insomma, anche dalle varie testimonianze, come un'occasione, un posto di lavoro offerto lì possa significare decisamente molto di più magari di un, che chiamiamo, normale posto di lavoro all'esterno. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono l'assistente capo Calosci, Roberta, e il 30 settembre terminerò presso questa amministrazione il mio servizio, e terminerò proprio qui, in questa casa di reclusione. Quando ho iniziato ero trimestrale ed era il 1984. Quelli erano veramente tempi duri per le carceri. Poi sono stata definitivamente assunta nel 93, appena dopo la nascita del corpo, e ho iniziato ad indossare questa divisa. Sono sempre rimasta qui, sono cresciuta anche professionalmente e qui sono diventata donna e madre. E ho affrontato giorno dopo giorno tutti i disagi che quest'isola comporta per raggiungerla: acque alte, nebbie, scioperi, cercando sempre di essere presente. Nel frattempo anche il carcere si è aperto a nuove figure, volontari, insegnanti, e sono sorte le cooperative, che hanno dato un grosso aiuto alla popolazione detenuta e a noi, dal mio punto di vista. Io comunque, in questi 30 anni, che sono volati, ho creato sempre buoni rapporti con tutti, malgrado questo non sia un ambiente facile. Perciò lascio questo lavoro soddisfatta del mio percorso e auguro a tutti voi di fare altrettanto. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, sono l'assistente capo Sabadin Sofia e da oltre 30 anni presto servizio in questo istituto. A breve andrò in pensione e voglio cogliere l'occasione per passare virtualmente il testimone alle giovani agenti che da poco hanno iniziato questo cammino lavorativo. Per niente facile, che ogni giorno ti mette a dura prova, che ti toglie molte ore alla tua famiglia, alla quale non racconti o minimizzi la tua giornata lavorativa per non farla preoccupare. Ma se questo lavoro è fatto con impegno, collaborazione e umanità, ti arricchisce professionalmente e personalmente. In questi anni di situazioni particolari ne ho vissute tante, ma una ricordo oggi molto chiaramente. Per una detenuta madre straniera, che era arrivata da noi da poco, era arrivato il giorno di lasciare andare in affidamento al suo paese di provenienza la figlia di 3 anni. La bimba era euforica, credeva di andare a fare una passeggiata con le volontarie, come era abituata a fare di consueto. Ma da quel momento quella madre e quella figlia non si sarebbero più viste per anni. Non è stato facile. A quel tempo anch'io avevo un figlio della stessa età. Concludo ringraziando tutte le persone che ho incontrato lungo questo percorso lavorativo per quello che ho ricevuto e per quello che mi hanno permesso di dare a loro. Grazie. Ascolteremo ora la testimonianza della detenuta Fanta. Buongiorno a tutti, benvenuti tra noi. Mi presento. Sono Fanta, mamma di 2 figli. Lavoro con cooperativa Icecchio. Mi emoziona tanto parlare di lavoro. Per me lavoro è la radice dell'autonomia e anche la responsabilità di un essere umano. Per me lavoro in carcere è importantissimo
perché mi permette ad aiutare i miei figli economicamente. Questo mi rende fiera di essere una madre detenuta. Grazie al lavoro sto risparmiando per poter dare ai miei figli un futuro migliore quando uscirò dal carcere. Questo è il minimo che posso fare per loro. Il lavoro restituisce la dignità di ognuno di noi detenuti. Ci aiuta a sostenere i nostri figli economicamente. Ci permette anche di acquistare i regali nel momento più importante della loro vita. Per me questo è un momento magico e molto significante. Sappiamo tutti che il denaro non può sostituire l'affetto o l'amore di una madre verso i suoi figli, però può riempire il vuoto e la lontananza causata dalla carcerazione. Grazie al lavoro, il denaro può fare grande differenza nella vita delle persone più bisognose. Aiutare i nostri figli con lavoro onesto li fa sentire la nostra presenza e anche la vicinanza. Per me il lavoro è una riabilitazione che può aiutare tante persone detenute madre come me. Ringrazio allo Stato italiano che ci ha dato l'opportunità di poter lavorare essendo in carcere. Grazie a tutti. Dio vi benedica. Ascolteremo ora la testimonianza della detenuta Anna Maria. Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Maria, rappresento Cooperativa Sociale Orto, Rio dei Pensieri. Vi ringrazio tanto per accogliere a me in questo lavoro, perché, scusate di emozioni, sono tanti, sono un po' adattata a questo lavoro perché è un po' più facile a lavorare, a fare capire come per parlare con persone, con come gestire un orto, e mi ha fatto tanto capire. E soprattutto anche per guadagnare soldi qua in carcere per quelle persone bisognose che non ce l'ha sostegno da fuori, chi lo può mantenere. E anche per difficoltà, là sei più libera, perché anche una pianta ce l'ha bisogno per crescere di amore, come un uomo. E anche e soprattutto per accolto di de persone, scusate che non parlo bene italiano, ci sono anche tante emozioni. E anche ringrazio anche nostri capi di lavoro perché mi ha accolto con tanto amore e per fare una vita più anche fuori più facile con questo lavoro e con tutti gli altri lavori che si può fare, perché non è facile senza soldi e mi dà anche una possibilità di mandare anche fuori per nostri familiari. E quando uscirò anche io fuori voglio curare anche mia vita come un orto, perché serve tanto amore anche per una pianta, anche per noi. Vi ringrazio tanto. Ora ascolteremo una particolare testimonianza di un detenuto che ha già espiato la pena. Buongiorno. Allora, io ho avuto
la fortuna di trovarmi nel carcere di Verona, dove il direttore mi ha messo in gioco facendo il mio lavoro di bianchino, mi ha dato la possibilità di uscire in articolo 21, lavorare per una ditta esterna. Purtroppo un permesso è andato come è andato, ho scontato la punizione, dopo ho avuto la fortuna comunque che mi ha rimesso in gioco, mi ha portato a Bolzano. Dico per fortuna perché comunque ho conosciuto belle persone. Mi ha chiesto di venire a lavorare qua alla Giudecca. Adesso da un paio di giorni che sono libero, continuerò a venire qua a lavorare. Vengo da Verona tutti i giorni e spero di ripagare la fiducia che mi è stata data da Bolzano, da Verona e quant'altro. Ringrazio la cooperativa Il Cerchio che mi ha dato modo di venire qui a lavorare e basta, grazie. Infine, ascolteremo la testimonianza del vice direttore Associazione Veneziana Albergatori Venezia, dottor Daniele Minotto. Grazie, e permetto di portare un saluto a Sua Eccellenza il Sottosegretario, a tutte le autorità e convenuti da parte del Presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Noi rappresentiamo circa 430 aziende nel territorio veneziano, alberghi. Abbiamo circa 8.000 dipendenti diretti, più quelli che sono gli appalti, che quindi sono altri 2.000-3.000 lavoratori. Quindi una forza piuttosto importante nella città. E nel nostro statuto è previsto anche, attraverso l'impresa, far crescere anche il territorio. Il territorio con tutte quelle che sono le persone, al fine di rendere migliore l'offerta turistica e quindi più vivibile il territorio che ci circonda. E da un anno ormai abbiamo iniziato a conoscerci per caso, ringrazio la dottoressa Magaraggia quando l'anno scorso l'Ateneo Veneto ci ha organizzato un convegno per far conoscere la legge Smuraglia. Sono sincero, io sono responsabile dell'ufficio sindacale, non la conoscevo. Non sapevo che c'era la possibilità di instaurare un dialogo proficuo come stiamo facendo adesso con la dottoressa Milano, la dottoressa Venezia, con la direttrice qui del carcere, la dottoressa Bregori, dove ho avuto l'occasione di fare un sopralluogo e poi vi spiegheremo anche le nostre idee su come si può interagire. Noi siamo anche un settore un pochino più particolare, noi siamo l'unico comparto che non è delocalizzabile, perché gli alberghi noi non possiamo mandarli in giro per il mondo, non possiamo delocalizzare la produzione, quello che viene fatto lo dobbiamo fare in casa. E quindi tutte quelle stupende testimonianze erano difficili da far coesistere con il nostro mondo. È anche vero che usufruiamo di alcuni servizi, qui a Venezia la lavanderia, da molti anni molti nostri alberghi utilizzano il servizio, le linee di cortesia per le camere, per i bagni dei nostri hotel. Poi c'è un'altra cosa che si può fare, parlando con la dottoressa Bregoli, quando ho fatto questo sopralluogo per capire cosa potevamo fare, alla fine una cosa simpatica è che il carcere è la struttura più simile a un albergo. C'è la reception quando si entra, ci sono le camere, sono le celle, ci sono le cucine, c'è la ristorazione, quindi di fatto quello che è l'offerta di un hotel a 5 stelle, fate le debite proporzioni, avviene anche all'interno di un carcere. Quindi abbiamo detto a questo punto dobbiamo portare fuori la forza lavoro. Dobbiamo iniziare a trovare il modo di formare, far conoscere le persone che sono all'interno le competenze necessarie per iniziare un percorso virtuoso dal carcere a quello che è il mondo delle strutture alberghiere. Quindi organizzeremo dei corsi di cucina, organizzeremo dei corsi di housekeeping, cioè le pulizie dei piani, corsi di sala, ci sono gli ambienti. Noi forniremo la formazione, ovviamente i processi sono un po' più lunghi perché la delicatezza del settore fa sì che ci sia un tempo per riuscire a rodarsi e quindi stiamo iniziando con tutte quelle che sono anche la parte documentale dei protocolli e quindi
iniziare a creare gli spazi per la formazione, sentivo un problema prima del far riconoscere la formazione. Noi lo faremo come struttura bilaterale, nel senso che come organizzazione datoriale abbiamo un elemento che è l'ente bilaterale che assieme ai colleghi del sindacato possiamo certificare la formazione. Quindi quello che viene rilasciato sarà riconosciuto dagli organismi datoriali e dal sindacato, quindi avrà pieno effetto da essere riconosciuto in qualunque parte del paese dove si applica il nostro contratto. Il nostro contratto collettivo nazionale è circa il 90% del settore del turismo, quindi credo che sarà, a prescindere che vengano a lavorare nelle nostre strutture, che vogliono utilizzare in altri ambiti, un assumento spendibile. Noi, di quei numeri che vi citavo prima della nostra forza lavoro, abbiamo mediamente bisogno di circa 1000 lavoratori l'anno. Questo è il nostro turnover medio. Post-Covid eravamo addirittura sotto di 3000 lavoratori, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro e sarà una cosa in progressione. Quindi oggi pensare che ci sia un limite su quelli che sono i numeri è un errore, ci deve essere la volontà. Ovviamente per chi fa il lavoro nel nostro settore non è il lavoro di la linea di produzione, non è una linea di montaggio, è persone che lavorano assieme ai colleghi che sono persone per delle altre persone. Quindi ci deve essere una predisposizione e una volontà di stare in un ambiente di esseri umani uguali tutti quanti, dove si deve convivere e saper gestire quelle che sono le varie situazioni e difficoltà della vita quotidiana che tutti conosciamo. Stiamo lavorando, è un lavoro lungo appunto, per capire chi è possibile che lo faccia, chi avrà le competenze, chi vorrà partecipare. E in più aggiungo un'altra cosa, Venezia è un progetto pilota, la nostra federazione regionale è già disponibile nel momento in cui funziona su Venezia a provare ad esportarlo su tutte le altre nostre territoriali, siamo in tutte le province del Veneto, Veneto è la prima regione turistica d'Italia, quindi la nostra organizzazione è presente da Belluno a Rovigo, da Verona a Venezia, piuttosto che Padova a Treviso, quindi contando che appunto in questo caso i numeri crescono, perché abbiamo bisogno di quasi 20.000 lavoratori, compresi gli stagionali. Quindi davvero il fatto di aver avuto questo momento, questa possibilità di confronto, di conoscenza, che molto spesso purtroppo ci sono come dei muri che separano alle volte il mondo pubblico rispetto a quello privato, e appunto è stato purtroppo un po' per caso, forse dobbiamo trovare il modo di avere un dialogo più diretto su quelle che sono le opportunità. Noi lo riteniamo doveroso farlo, perché comunque è una cosa che rientra nei doveri, come veniva citata prima dalla Costituzione, il primo articolo parla, che è fondata sul lavoro. Io sinceramente senza lavoro non saprei neanche come definirmi come persona, però ho superato una certa età, siamo quello che facciamo operativamente tutti i giorni e quello che rappresentiamo. Quindi pensare a una persona che non abbia nessuna occupazione, che non abbia quindi la dignità di persona, davvero è facile che sia, che diventi un problema per tutti, anche per tutti gli altri. Quindi noi vorremmo che qualunque persona, martedì tra l'altro inizierà il primo ragazzo che arriva dai minori a lavorare, inizieremo con i primi due numeri, iniziano già ad esserci, quindi quello che è un investimento ancora più a lungo termine. Quindi davvero abbiamo ritrovato nei nostri imprenditori una piena volontà di partecipare e di essere attivi. Dobbiamo rimuovere alcune ruggini dal punto di vista operativo, però come ci siamo detti è meglio perdere un mese in più per far sì che quelle che sono le prime introduzioni nel mondo del lavoro vadano nel modo corretto, in modo che non si crei la sfiducia. È innegabile che quando parliamo di questa tipologia di potenziali collaboratori qualche titubanza c'è. La cosa che mi ha preoccupato di più quando un nostro albergatore mi ha detto: ma non hanno commesso davvero dei reati? Beh, spero di sì, perché stanno lì, se no mi preoccuperei anch'io se si finisce dentro senza aver fatto nulla. È ovvio che sono delle persone che noi contiamo, e la serietà dimostrata da tutti gli interlocutori che abbiamo visto, persone che abbiano davvero voglia di rimettersi in gioco, di prendere una vita nella, tra virgolette, nostra normalità, e proprio per far funzionare, perché ci sentiamo addosso una responsabilità che se sbagliamo qui all'inizio rischiamo di compromettere un po' tutto. Però siamo fiduciosi, siamo convinti che andrà bene, l'abbiamo fatto in tante altre cose, siamo imprenditori e noi ci crediamo.
prende ora la parola il signor capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, presidente Giovanni Russo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e per il modo in cui è stato organizzato questo incontro. Come spesso capita, la scaletta che uno ha in mente viene poi travolta dalle emozioni, dalle riflessioni che sorgono incontrando di persona queste esperienze e questi sentimenti. Io ho voluto, cioè, il lavoro è centrale, lo si è capito dai servizi che poi sono stati trasfusi nel podcast, lo andiamo dicendo molto spesso, il lavoro nell'ambito del sistema penitenziario è ancora più importante. Noi abbiamo una rete di attività, come potete immaginare, che è estesa su tutto il territorio nazionale. Vi sposto soltanto per 30 secondi la visuale su un recentissimo accordo che abbiamo fatto con il sottosegretario Ostellari con la più grande impresa di costruzioni d'Europa, si chiama WeBuild, che ci ha messo a disposizione 25.000 posti per i detenuti. Abbiamo fatto la sottoscrizione proprio la settimana scorsa. Non è una questione di numeri, ha detto benissimo il vicepresidente dell'Associazione degli Albergatori. È una questione etica e di mentalità. Io per 38 anni ho fatto il pubblico ministero, inseguito i banditi, i criminali, e mi sono occupato, come il procuratore Cherchi sa benissimo, anche del Veneto, e ho una sorta di debito di restituzione verso il Veneto. Io ho messo in luce i tentativi di infiltrazione criminale che hanno riguardato anche le imprese del Veneto, delle regioni limitrofe, e mi sono concentrato sulla parte cattiva, sulla parte peggiore di questa società. Adesso ho il dovere di riconoscere con la stessa enfasi, con lo stesso ardimento che mi spingeva allora, questa parte straordinariamente bella del ceto produttivo e imprenditoriale del Veneto. Ed è per questo che ho voluto celebrare per la prima volta un evento del genere che riguarda il lavoro proprio qui. Ed è per questo che ho superato le perplessità che avevano consegnato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria tanta ritrosia nel consentire ai giornalisti di realizzare servizi direttamente ascoltando la voce dei detenuti, entrando nei meccanismi del lavoro, chiedendo ai responsabili delle cooperative, eccetera. Ho voluto superarlo perché, dottoressa responsabile dell'area RAI G3, mi considero anch'io un pioniere, come i nostri giornalisti. Noi dobbiamo essere pionieri in questo campo. Le vette del 30-34% dei detenuti che lavorano per l'amministrazione o con le cooperative o con le ditte esterne è un tetto che non ci soddisfa. Noi dobbiamo puntare entro un anno a portare almeno il 50% dei detenuti del nostro paese a lavorare. Non è soltanto un'opportunità quella del lavoro penitenziario. E, come dire, sorrido pensando alla riflessione che alcuni dei detenuti intervistati hanno fatto trasparire dicendo: io mi sento impegnato quasi a codificare il lavoro soltanto come riempitivo di giornate altrimenti prive di senso. È stato detto benissimo da chi mi ha preceduto e anche dalle parole delle detenute che abbiamo sentito. Il lavoro dà dignità, il lavoro è correlato all'essenza dell'essere umano. Se noi non riconosciamo nell'ambito di quella che è un concetto che è tornato in almeno quattro degli interventi
video filmati che abbiamo assistito, il concetto di normalità, io direi meglio di eguaglianza. I detenuti sono persone, cittadine del nostro paese, che sono private della libertà in relazione ai reati che hanno commesso. Considerarli dei meri corpi privi di diritto è una concezione che non alberga nella nostra Costituzione e che confligge con i compiti che ci sono stati affidati. Noi dobbiamo considerare questi cittadini privati della libertà come cittadini portatori di tutta una serie di diritti. Diceva il vicepresidente, per un attimo mi sono sentito gelare il sangue, pensiamo noi per un attimo privati non solo della libertà, e quello è correlato al reato che potremmo commettere, ma privati della possibilità di mantenere le nostre famiglie. Per noi è una cosa così naturale, noi siamo nati con il lavoro, perché il lavoro consente di esprimere innanzitutto la nostra personalità. Alcuni di noi sono stati particolarmente fortunati perché i genitori, la famiglia ci ha consentito di studiare, di percorrere strade più vicine alle proprie inclinazioni. Pensiamo per un attimo non solo privati della libertà, ma privati della capacità di svolgere un'attività che è coessenziale al nostro modo di esistere. Il lavoro è importante anche per un altro aspetto. Avete visto tutti, non so se ci avete fatto caso nei filmati, come i nostri detenuti operai, grazie anche al lavoro importante di vigilanza che gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, al mondo penitenziario fanno, ma anche grazie a questa collaborazione straordinaria con le cooperative e le associazioni, tutti utilizzavano i guanti. Quelli che lavoravano alla fresatrice, credo si chiami così, del legno, avevano gli occhiali protettivi. Fare lavoro in maniera legale, ci è stato detto dalla direttrice, naturalmente sono pagati, come la legge prevede, per 2/3 rispetto alle tariffe e seguendo le norme del contratto collettivo nazionale del settore. Noi insegniamo attraverso questo esercizio a rispettare la legalità. Insegniamo ai nostri detenuti di come il lavoro legale è un lavoro che rende l'individuo migliore, ma rende un servizio che la società accetta, accoglie, reclama in maniera ancora più convinta. Sono veramente grato allo sforzo che fanno questa miriade di associazioni o di imprese che si mettono in gioco. Sì, si mettono in gioco superando quella ritrosia, quelle mura non solo fisiche ma anche concettuali, che vedono le persone al di là delle sbarre come persone definitivamente bollate, catalogate come dei criminali irrecuperabili. Gli studi scientifici, le esperienze che voi stessi avete raccolto e maturato dimostrano esattamente il contrario. Sono delle persone. Noi abbiamo nei nostri penitenziari circa 58.000 detenuti e detenute. Una parte veramente esigua di queste persone terminerà i suoi giorni negli istituti penitenziari. Per tutti gli altri, la stragrande maggioranza, la permanenza nei nostri istituti è temporanea. Si tratterà di pochi mesi, si tratterà di molti anni. Il nostro sforzo, perché il mandato che coloro che sapientemente hanno scritto la nostra Carta Costituzionale ci ha affidato, è quello di far sì che la loro permanenza nei nostri istituti valga loro l'occasione per migliorare se stessi, perché è un vantaggio individuale, ma è un vantaggio per la società che prima o poi dovrà accoglierli. Stiamo facendo uno sforzo notevole anche con Cassa delle Ammende per consentire che tutte le attività formative che vengono svolte negli istituti penitenziari del nostro paese siano svolte con una qualità tale
da consentire una certificazione. Noi vogliamo che al termine del percorso professionalizzante, che dà un significato alla permanenza nel carcere, dà un significato concreto al concetto di dignità di essere umano, ma soprattutto offre un titolo o più titoli spendibili una volta usciti fuori dal carcere, sia una realtà per tutti gli istituti del nostro paese. Ottima questa soluzione di offrire le capacità certificative che derivano all'Associazione degli Albergatori Veneziani, ma cerchiamo di replicarlo anche altrove. Sono, diciamo, commosso, positivamente commosso per la realtà che conoscevo e che ho voluto che fosse consacrata in questo modello, come dire, comunicativo anche nuovo, diverso. La RAICE è molto vicina, ci sono tante altre iniziative che mano a mano verranno fuori, qualcuna era già pronta, però volevo che uscisse la RAI per prima con questa iniziativa del Veneto, e vi assicuro che il Veneto, Venezia, sarà al centro di iniziative di respiro internazionale, oserei dire mondiale, nel corso dei prossimi mesi, nel corso del prossimo anno, in collegamento con le attività del mondo penitenziario. Quindi ancora una volta il Veneto e Venezia mostreranno di aver saputo aprire non solo le porte dei loro opifici, non solo in qualche modo i lacci simbolici delle borse, delle loro risorse finanziarie, ma aver aperto le braccia fisiche e il cuore a questa realtà che tutta la società ha il dovere di migliorare. Grazie. Prende ora la parola il sottosegretario alla giustizia, senatore Andrea Ostellari. Grazie a tutti i presenti, ovviamente eccellenza prefetto, tutti i rappresentanti anche locali, anche della magistratura che vedo, e in particolare magistratura di sorveglianza, poi magari un accenno lo facciamo, personale di polizia penitenziaria, grazie, rappresentanti del mondo degli educatori, grazie, tutti i rappresentanti, diciamo, di chi fa impresa dal terzo settore, ma non solo, all'interno dei nostri istituti, grazie. Grazie anche alla RAI, e quindi rivolgo un ringraziamento in particolare al neo capo redattore, dottoressa Bilato, quindi congratulazioni e in bocca al lupo anche per questa suo nuovo incarico. E quindi oggi noi siamo qui per cercare di lanciare un messaggio. E il messaggio ovviamente, diciamo così, nasce da ciò che in qualche modo la giustizia dovrebbe fare. Cioè, che cos'è poi la giustizia? La giustizia è solo tribunali? Solo atti, scadenze, sentenze? No. La giustizia, a mio avviso, è qualcosa di molto più complesso. È uno dei pilastri della nostra democrazia. E ovviamente la giustizia, l'efficienza della giustizia, è capace di creare più credibilità a un paese. Ovviamente la buona giustizia e l'efficiente mondo della giustizia. Pensiamo a come può incidere sullo sviluppo, pensiamo a come può incidere in termini di attrattività, anche rispetto a chi vuole investire nel nostro paese. Pensiamo ad esempio al tema ovviamente della sicurezza, giustizia e sicurezza sono legate assieme, e quindi qualità della vita delle nostre comunità. E come possiamo intervenire per cercare di rendere migliore il nostro paese? Ovviamente abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno di strumentazione, quindi dalla tecnologia, dalle strutture, al personale. E qui quindi c'è da fare un grandissimo lavoro, è un lavoro che merita una strategia, che non può essere lasciata solo a una parte e quindi limitata solo al Ministero della Giustizia, ma qui dobbiamo coinvolgere
anche ampi settori del nostro paese, perché quando parliamo di investimenti significa risorse importanti. Per troppo tempo se ne è sentito parlare, ma poi alla fine insomma non si è raccolto granché. Quindi oggi noi dobbiamo farlo, perché ne va del futuro del nostro sistema, proprio per avere più credibilità, competitività e avere quindi un'Italia più performante sotto tutti questi punti di vista. E poi penso che sia necessario avere anche un sogno, avere una speranza. Io credo che quello di cui stiamo parlando oggi ci consentirà di realizzare un vero capolavoro. Noi abbiamo la possibilità di creare un capolavoro. Quello che abbiamo visto oggi è solo un piccolo pezzo di quello che possiamo fare assieme. E quindi è necessaria la speranza, il sogno e la visione. Sant'Agostino diceva che la speranza aveva due figli bellissimi: l'indignazione e il coraggio, o lo sdegno e il coraggio. Allora, l'indignazione ovviamente ci serve perché per sottolineare le cose che non funzionano, che non vanno, che non ci piacciono, che dobbiamo, diciamo così, modificare. E come si può fare attraverso, come si può fare a modificarle, a migliorarle? Ovviamente attraverso il coraggio. Il coraggio quindi di saper modificarle però. Cioè non è necessario solo il coraggio, ci vuole qualche cosa in più, ci vuole anche il sapere. Bisogna conoscere qual è quella cosa che ti dà fastidio. Bisogna conoscere quel mondo che tu vuoi modificare. Se le cose non funzionano, devi studiare quella cosa che non funziona. Se quella cosa non ti piace, devi studiare affinché quella cosa tu la possa conoscere fino in fondo e poi trovare la soluzione, con il coraggio di farlo, di dirlo e poi di farlo. E il coraggio a noi non manca, a voi non manca, agli imprenditori non manca, al terzo settore non manca, perché se l'avete fatto in questi anni di sicuro non vi manca. E quindi noi dobbiamo, per questo io penso che un capolavoro lo possiamo fare per il nostro paese. E noi qui abbiamo i nostri dirigenti, dal capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che ringrazio ovviamente a nome di tutta la squadra che lui rappresenta, perché ha dato un grande impulso insomma verso questa linea. E ecco, tutti loro sono a disposizione dei territori, sono a disposizione delle amministrazioni, sono a disposizione delle aziende, del terzo settore, perché è giusto far conoscere, perché molte volte purtroppo ancora non si sa, qual è e quali possono essere i vantaggi del mondo che rappresenta il lavoro all'interno del carcere o fuori dal carcere. La legge smuraglia, molte volte quando uno ne parla, magari ha sentito il nome, ma non conosce quali sono le potenzialità, e ce ne sono molte. Poi ovviamente noi lavoreremo cercando di anche apporre delle modifiche, magari ai regolamenti. Molto spesso sono questioni che attengono più all'organizzazione magari interna, cioè entrare all'interno del carcere e svolgere un lavoro all'interno del carcere ovviamente ha anche degli impedimenti, perché c'è anche il tema della sicurezza che dobbiamo ovviamente valorizzare e dobbiamo stare attenti. Però qualcosa su quello si può fare per andare incontro al mondo dell'imprenditore, che ovviamente ha necessità anche di velocizzare la catena del lavoro e quindi della produzione. Ed è anche per questo che ad esempio abbiamo creato una cabina di regia, la prima cabina di regia nella storia di questo nostro paese, con il CNEL, che è quindi sarà capace di rappresentare tutto il mondo dell'associazionismo imprenditoriale, e dall'altra parte ci saremo noi, e con loro vogliamo lanciare questo messaggio conoscitivo nei confronti quindi del paese, valorizzare quello che abbiamo già, magari migliorare quello che dobbiamo migliorare. Quindi state capendo, insomma, abbiamo un ventaglio di iniziative sulle quali stiamo lavorando.
Io penso che di questo noi, anche la politica in particolare, debba occuparsi. La politica, io non credo che abbia bisogno, e anche quindi il mondo del carcere, il mondo della giustizia, non ha bisogno di bullettini o di sceriffetti, perché poi alla fine il bulletto, lo sceriffo, sottolinea solo l'indignazione, non va a modificare quell'indignazione. Noi abbiamo bisogno di raccontare invece le cose buone che vengono fatte, e abbiamo bisogno di gente con cuore, con testa, che sappia di quello di cui si sta parlando, che conosca questo mondo. Una sorta di persone capaci, sto parlando della politica, non sto parlando di quelli che già fanno questo mestiere, stiamo parlando di quello che la politica dovrebbe fare, dovrebbe dare l'indicazione positiva, attraverso ovviamente anche lo strumento del coraggio. Quindi cambiamo le cose, ma facciamolo con testa e con cuore. E facciamolo soprattutto con una figura, magari idealistica, che potrebbe essere quella, ad esempio, pensiamo a un sindaco, no? Il sindaco di una città è il sindaco di tutti, è il sindaco anche di chi non è stato votato, no? Il sindaco è quella persona che governa quel territorio e che dovrebbe governare quel territorio anche prestando attenzione alle persone più fragili. E allora facendo così noi riusciremo quindi forse a creare un linguaggio capace in politica di fare da sindaco delle carceri, non da sceriffo delle carceri. Coniugando, attenzione però, rispetto per le regole, fondamentale, e diritti. E quando parlo di rispetto delle regole, ovviamente mi riferisco a una tutela necessaria, maggiore, nei confronti del personale che lavora all'interno delle carceri, e su questo ci stiamo lavorando. Quando parlo di rispetto delle regole, mi riferisco ovviamente anche ai detenuti stessi, che devono conoscere le regole, l'importanza che noi diamo al rispetto delle regole e al rispetto di chi rappresenta lo Stato all'interno delle nostre istituzioni, e che al mancato rispetto di quella regola consegue una sanzione e che quella sanzione va eseguita. Così si crea anche merito e rispetto nei confronti di chi rispetta le regole. Dall'altra parte, lo strumento del diritto, che noi non vogliamo ovviamente limitare, anzi, abbiamo parlato anche nel mese di agosto del tema delle telefonate per i detenuti. Beh, noi diciamo che noi siamo assolutamente aperti a questa possibilità di concedere più telefonate, ma attenzione, è uno strumento quello della telefonata che può essere ovviamente utile per il trattamento del detenuto. E quando parlo di questo so che qui c'è una platea di persone che capiscono quello che sto dicendo. L'altro strumento fondamentale, quindi veniamo al punto di oggi, è il lavoro. Allora, il lavoro a mio avviso è quello strumento che è capace di incidere sul tema della illegalità dentro e fuori dal carcere. Il 98% dei detenuti che partecipano ad attività formative o lavorative, quando esce dal carcere, esce anche dal circuito criminale. E allora noi, attraverso questo capolavoro che vogliamo fare, raggiungeremo tre obiettivi principali. Il primo, siamo assolutamente in linea con la nostra Costituzione e ovviamente garantiamo un vero, vero recupero del soggetto detenuto che ha sbagliato. Il secondo, creiamo un sistema all'interno del carcere capace di reggere regole e diritti. E il terzo win è quello che riguarda il mondo esterno. Noi facciamo un investimento per le nostre comunità e per il paese che verrà. Perché prima o dopo
i numeri li avete sentiti dal nostro capo dipartimento, prima o dopo queste persone escono e molto spesso, i dati ce lo dimostrano, rientrano nel circuito poi criminale e rientrano nelle carceri. 7 persone su 10 almeno hanno fatto 2 carcerazioni. Sono sempre le solite, purtroppo. E allora noi dobbiamo investire su questo e lo facciamo per il futuro. Certo che è più difficile, mi rendo conto che è più difficile, ma allora perché sottolineare solo lo sdegno? Perché sottolineare solo la parte negativa? O meglio, noi allora l'abbiamo sottolineata bene, la conosciamo? Sì. Possiamo studiarla? Abbiamo degli strumenti per superarla? Certo, questo è uno degli strumenti fondamentali. Abbiamo il coraggio? Sì, il coraggio ce l'abbiamo, di dirlo e di farlo. E credo che assieme noi questo sogno lo possiamo raggiungere. È un messaggio più performante per il nostro paese. E questo messaggio è un messaggio che ovviamente deve raggiungere l'obiettivo. E l'obiettivo, se il nostro presidente ci ha dato un obiettivo di un anno per portare il 50% dei nostri detenuti a provare questa esperienza, noi possiamo raggiungerla con il nostro coraggio, ma soprattutto con il coraggio di chi accompagnerà questa grande sfida. E quindi noi abbiamo bisogno di voi. Quindi dateci una mano, continuiamo insieme, valorizziamo quello che abbiamo, miglioriamo quelle anche norme che possiamo migliorare e soprattutto coinvolgiamo in questa che è e può diventare un'esperienza di rilancio dell'intero nostro sistema paese. Grazie.